Scuole e università chiuse anche a Napoli in Campania, una decisione del governo centrale che coinvolge tutto il paese. Nella nostra regione si conferma l'assenza di focolai, ma continuano i lavori del laboratorio dell'ospedale Cotugno, che analizza i tamponi, dei quali una trentina è risultata positiva. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha commentato così i nuovi provvedimenti. Voglio esprimere la mia totale vicinanza e solidarietà ai medici e al personale infermieristico del nostro paese e napoletano in particolare, parlando da sindaco, perché in condizioni davvero difficili stanno ogni giorno prestando assistenza a decine e decine e decine e decine di persone che si recano al pronto soccorso, in particolare nel caso nostro il Cotugno, che devono essere assistite, che bisogna fare i tamponi, ci sono persone che al primo raffreddore si recano al pronto soccorso, è una situazione davvero complicata e magari c'è quello che ha l'infarto e che non trova l'ambulanza, quindi ci troviamo di fronte a una situazione davvero dove ognuno, a cominciare da me, la comunicazione, le informazioni, i mass media, ognuno deve cercare di fare in maniera equilibrata il suo mestiere al meglio, perché è qualcosa che l'umanità, diciamo, non aveva conosciuto. Per effetto della paura da Covid-19 è stata rinviata anche la partita di Coppa Italia tra Napoli e Inter, in programma giovedì 5 marzo allo Stadio San Paolo. I tifosi l'hanno presa così. Se la decisione del governo è quella di sospendere un po' tutte le attività, non vedo perché non si debba fare anche questa. Cerchiamo di capire prima come sta la situazione sanitaria e poi dopo si ragiona. Se sono delle emergenze che sono finalizzate alla tutela del bene pubblico, va bene, forse rinviarle, non lo so, l'avrei fatta forse a porte chiuse, perché poi si accavallano con tutta un'altra serie di eventi e rischiano veramente di falsare quello che può essere una competizione. Detto questo, però, se hanno deciso così, purché non si facciano due pesi e due misure, cioè si applichi lo stesso criterio per tutti quanti, perché poi la settimana scorsa ci fanno fare la partita a Lecce, dove arrivano tutti i tifosi dell'Atalanta e li segnano solamente con il termometro, mi sembra un po' una sciocchezza. Quindi se lo dobbiamo bloccare questo virus, dobbiamo lavorare tutti insieme,